Vediamo di inserire un video YouTube in una pagina web o in un messaggio di posta Outlook. Per prima cosa ci reghiamo sul canale YouTube a prendere il nostro video. Precedentemente ho già inserito la pagina scelta e un video che ho fatto io poco tempo fa. E andiamo a cliccare sul codice da incorporare. Il codice da incorporare è questo. Abbiamo delle possibilità di personalizzare con delle spunte la nostra scelta e in particolar modo forse quello che interessa di più sono le misure. Scelgo la prima 560x349 oppure al limite si può anche intervenire scrivendo personalmente le misure desiderate sia in larghezza che in altezza. Stabilito la nostra scelta, selezioniamo tutto e copiamo. Questa paginetta non serve neanche più. E abbiamo tre opzioni: modifica, origine ed anteprima. Se non leggete queste tre opzioni, cliccate su visualizza e poi spuntate modifica origine. A quel punto vedrete le opzioni. Clicchiamo su origine. E andiamo a incollare il codice che abbiamo precedentemente copiato. Dobbiamo inserirlo precisamente tra body e body e precisamente tra div e div. Incolliamo. Adesso lo personalizziamo ancora di più. Andiamo a mettere una cornice, una cornice per abbellire appunto questo video, quindi un table che apre e un table che chiude. Questo tag ve lo faccio trovare nella descrizione. Table che chiude. Questo neanche serve più. Andiamo a incollare. Possiamo anche mettere un center per centrare e poi dobbiamo provvedere a chiudere questo tag. Vediamo un poco cosa è successo andando in anteprima. Ecco il nostro video con un boxino attorno, centrato e perfettamente funzionante. Volevo dire che invece per l'altra posta in CrediMail è un po' diverso perché non ci dà l'opportunità di intervenire in origine. Bisogna fare un altro provvedimento o un altro procedimento che poi vi farò vedere. Ancora un'altra cosa c'è da dire, il meccanismo è uguale sia per la posta che per una pagina web. Una volta incollato il codice non dovete far altro che decidere il punto dove volete inserirlo e cliccare chiaramente sempre tra body e body. Le misure le avete personalizzate e non vi resta nient'altro da fare. Ricordatevi però che se avete la validazione, come per esempio ce l'ho io, tutte le mie pagine del sito sono validate, sono senza errori, quindi il codice è pulito. Quando inserirete il video YouTube perderete la validazione, ci sono degli errori che vanno corretti e vi spiegherò poi magari in un'altra volta, è semplice come fare per togliere gli errori e per ottenere la validazione nelle pagine web anche lì dove avete inserito un video. Non ci resta che salutarci perché a me sembra proprio di aver detto tutto. Il video tutorial è terminato.